Ciao a tutti! In questo video vi volevo parlare dei buoni propositi per il 2018. Come tutti gli anni mi ripropongo di fare questo, quell'altro, questo progetto di sistemare l'inventario della lana, ok? Ma poi per molti fattori non succede questa cosa. E allora quest'anno ho pensato di fare così. Mi sono fatta questa agenda, questa Midori e Gledori, Knitting Dori, chiamatela come volete. È un'agendina molto, diciamo, molto semplice, piccolina. Questa più o meno è la misura che porto sempre con me, dove all'interno ci sono tutti i miei progetti che voglio realizzare in ordine e quindi li posso tenere sotto controllo. Eccoli qua, ci sono i miei progetti da realizzare, dove ho anche l'inventario dei filati, in maniera che così, avendola sempre in borsa, so che cosa ho e che cosa invece mi manca. E i progetti che ho intenzione di fare, più che altro quelli che sto facendo, infatti questo lo sto facendo in questo momento. Poi ho inserito l'inventario dei fila, scusatemi, dei ferri e degli uncinetti, anche qui in maniera da tenere sotto controllo e sapere sempre che cavi, soprattutto i cavi che mancano sempre, che cavi ho o se sono in uso. E in ultimo, i lavori in corso, quelli che più che altro sì, sono in corso o sono in stand-by. Infatti, uno di questi, parliamo a bassa voce se mi sente, me strozza. È per esempio il gilet di Dario, mio marito, che è da rifare perché è ingrassato. Il vestito della Ginny invece lo sto facendo in questo momento e infatti è qui. Bene, quindi partiamo con i progetti da realizzare di quest'anno. Me li sono segnati tutti, mi sono preparata anche i filati, perché poi c'è anche questo che o non mi segnavo i progetti e quindi non mi ricordavo che progetti volevo fare, oppure non avevo il filato o la quantità di filato corretta. Invece così sono organizzatissima. Dunque, il primo progetto che quest'anno vorrei realizzare, e infatti l'ho già iniziato, è questo maglione fatto in baby merino, questi due colori. Ed è un modello, eccolo qua, è un modello, non so se poi riuscite a vederlo perché l'inquadratura è quello che è, però è un modello con la manica contiguos. E infatti me lo sto già realizzando. Devo dire, mi piace, mi piace. Poi, il secondo progetto che avevo in mente è sempre un maglione per me. E questa volta è molto simile perché è sempre in baby merino, però è in grigio chiaro e in rosa. Questo mi piacerebbe farlo a righe, poi vedremo quando avrò finito il primo maglione, perché non ne voglio iniziare 500, se no poi è sempre un problema lasciarli, a parte che non li finisco mai, ma poi è sempre un problema lasciarli, accantonarli, anche perché a parte questi progetti, diciamo personali per me, poi ci sono i progetti per la knitting room e quindi diventa un problema. Poi ho un cappotto. Questa volta ce la posso fare. Ho già anche qui il filato. Il cappotto sarà realizzato quasi tutto in carisma grigio e avrà degli inserti molto probabilmente all'uncinetto, ancora non ho deciso, che saranno in carisma grigio scuro, in carisma fucsia e non so se in carisma rosa o bianco, boh, poi vedrò. Che ne dite? Mi potete anche dare un consiglio, quindi. Poi vediamo un po' cosa c'è. La tunica per la Ginny. Questa è un modello di Ginny, quindi spero sia semplice, ancora non me l'ha detto, ma solitamente vedendo anche il filato dovrebbe essere liscia.
ed è fatta, la vuole con la fabel, è fatta, magari fosse già fatta, la vuole in fabel, ops, al contrario, in fabel 911, e sono molto contenta, a me questo filato piace sempre tantissimo, poi va in lavatrice, non ci sono problemi, è simpatico e allegro e lo mette sempre volentieri. Vediamo un po', altro progetto, sempre una tunica di Ginny, che anche questa è in fabel, questa è il 655, quindi dovrebbe essere questo qui, anche qui ho già preso il filato, anche questa è la stessa, diciamo, è lo stesso sfilato che uso sempre, quindi dell'altra tunica, penso che sia una tunica liscia, proprio perché già il filato è abbastanza colorato. Poi io, vediamo un po', una tunica Egle, anch'io in fabel, perché mi trovo benissimo con questo filato, ed è il 604, quindi questo sull'azzurro beige marrone, mi piace molto, e sì, la mia sicuramente sarà liscia, e non so, la bimba solitamente preferisce con le maniche raglan, io vedrò, ci penserò. Poi ho una tunica, ecco, sì, in brushed alpaca silk, devo prendere il filato, devo andare da Heidi a prendere il filato, e ho la sciarpa a maniche, questa volevo delle maniche che potessero diventare sciarpa e una sciarpa che potesse diventare maniche, perché io ho sempre molto caldo, però ci sono certi vestiti dove insomma sono un po' troppo smanicati per questo periodo, e quindi bisogna mettere su un coprispalle. In effetti però il coprispalle, poi il cappotto, mi sono detta mi faccio una sciarpa a maniche, e la volevo realizzare con l'air, questa bella puffosa di questo colore che si abbina ai miei vestiti. Poi io quasi sempre sono sul blu, l'azzurro, il grigio, il rosa, come vedete non è che i miei colori preferiti siano altri. Poi qui c'è un progetto che ho in mente, poi vi spiegherò, forse mi piacerebbe realizzarlo insieme a voi, e vediamo se riuscirò a realizzarlo. E l'altro giorno, guardando nell'inventario dei filati, mi sono accorta che ho un solo gomitolo di Delight, questo è il colore 12, e quindi avevo intenzione di fare magari una strisciarpa in Delight e alpaca grigia, vedremo. La bimba mi ha chiesto, sempre guardando nell'inventario filati, che vorrebbe qualcosa con questa fabel, e lei vuole tutte tuniche, poi i modelli se li fa lei, perché chiaramente lei vuole, anzi scusate, non vuole, è stilista, e quindi i modelli li fa lei, e boh, vedremo un attimo se ne ho abbastanza, spero di sì, perché ne avevo comprata un bel po', quindi questo è. Niente, questo video era appunto per dirvi, questi sono i miei buoni propositi, mano a mano che finirò i vari progetti e quindi seguirò la mia scaletta, il mio ordine che mi sono fatta, vi farò vedere le foto dei progetti realizzati, il fatto di dirvelo, a parte il consigliarvi di avere sempre un librettino così piccino da tenere in borsa, poi tra l'altro ecco questo è fatto in maniera a parte, il segnalibro, questo è fatto in maniera che una volta che è finito si sfila e posso rifarmi un altro libretto e rimetterlo, anzi molto probabilmente qui ne aggiungerò due, questo e uno per gli appunti, e appunto oltre a farvi vedere quest'idea del libretto, in maniera che così appunto essendo piccolino ce l'ho sempre in borsa, tengo sempre sott'occhio il materiale che ho e i progetti che voglio realizzare, perché tante volte si passa, si vede un filato bellissimo, si dice sì, bene,
E con questo che ci realizzo? Ma sì, ne prendo un po', poi vedrò cosa farne. Ecco, no, quasi sempre se faccio così, poi vedrò cosa farne, o ne ho preso troppo poco, o non trovo il progetto adatto. Invece, con diciamo questo libretto sempre nelle mie mani, sempre nella mia borsa, penso di riuscire a organizzarmi molto bene. E poi, dicendovi che progetti appunto ho da fare, sono anche spronata nel farli e nel rispettare la tabella di marcia. Vediamo se ce la faccio. Fatemi sapere anche voi che progetti avete intenzione da fare, mettetemi magari qua nei commenti, che magari vado a sbirciare anch'io, mi viene in mente qualcosa così lo aggiungo alla mia già lunga lista. E spero che il video vi sia piaciuto. Se volete rimanere sempre aggiornati sui video che pubblico, potete cliccare qui sotto iscriviti e mi raccomando, schiacciate anche la campanella e alla prossima. Ciao!